Natale, devo anche prendere consapevolezza che viviamo un Natale del tutto particolare, assediati come siamo dalle notizie di guerra che arrivano non solo dall'Ucraina come lo scorso anno, ma ora anche dalla quella che noi chiamiamo Terra Santa, la terra di Israele, territori di Cisgiordania, di Gaza, popolo israeliano, popolo palestinese. Tutto questo ci impressiona molto. D'altra parte però il tema della violenza non è soltanto un tema da scenario di guerra, ma è anche un tema da percorrere le nostre società, i femminicidi, le violenze in genere, la violenza dei giovani, tra i giovani, le baby gang, tutte queste realtà qui di conflittualità permanente all'interno della società ci fa capire quanto è importante ricostruire invece un contesto di serena convivenza tra i popoli ma anche all'interno delle città. E abbiamo bisogno di debellare ogni forma di violenza. C'è anche una violenza che ci riguarda tutti, dico ci, ed è quella nell'uso delle parole, perché ce lo ricorda spesso il Papa, le parole feriscono, creano divisioni, sono espressioni di rabbia, di intolleranza, di odio, che poi magari qualcuno traduce dalle parole ai gesti concreti. Ecco allora l'impegno che dobbiamo mettere tutti, i media in particolare, a eliminare ogni scontro, ogni idea di linguaggio violento, no? Cercando invece di costruire un linguaggio di pace con grande responsabilità. Ecco allora l'augurio che possiamo farci è appunto questo, di ricostruire serenità, pace e convivenza tra di noi, sentendoci tutti più responsabili nell'eliminare ogni occasione di divisione e di separazione e di odio. Ecco, questo credo che sia il dono che dovremmo farci tutti in questo Natale. E passiamo qua alle domande. Posso fare due domande difficili? Aspetta, cioè... Vai, vai, Lucio. Magari sono le stesse. No, no, risano le spalle. Dov'è? Ah, vabbè, ci si senta. No, dicevo, Eminenza, quest'anno dal 10 giugno, 10 giugno di estate, manca da casa una bambina di 4 anni. In un contesto di estrema povertà e di estrema marginazione. Che è una... una caratteristica abbastanza evidente per una crisi sociale. Cosa possiamo fare come società civile, come chiesa, per riuscire a venire incontro a queste sacche di fragilità, e così anche nel mondo del lavoro, come ricordava per la professione giornalista e il presidente Passo Staffa, ma anche in generale nelle altre realtà. E seconda domanda, sta volgendo al termine il centenario della nascita dei nomi anni. Tantissime notevoli iniziative con l'apertura dei lavori, ad esempio con il presidente Mattarella Pagliano, ma la cosa polemica sulla disponibilità dell'archivio, quindi sull'eredità anche di Pagliano. Se anche in questo caso è possibile trovare una sintesi e aiutare al dialogo per evitare che sia ancora in maniera così amara una ricorrenza assolutamente di così. Grazie. Allora, due domande. La prima riguarda il problema della scomparsa di casa. Io l'ho richiamata più volte nelle mie omelie, collegandola a quella che secondo me è l'humus nel quale è stato possibile questo diritto, che è quello appunto della crisi dell'abitazione nella nostra città e nel nostro territorio. È importante partire da lì, dal recupero di un'abitazione degna per ogni persona, perché addirittura persone che lavorano non riescono ad ottenere una casa, e questo o per la loro provenienza o perché i prezzi della casa sono troppo alti. Credo che il problema della casa sia un problema fondamentale.
fondamentale, perché poi da lì nascono appunto anche situazioni di degrado come quelle delle, che si generano nelle occupazioni, per cui questo favorisce poi anche delitti come questo, che, per la quale ancora speriamo, perché io, fino a che non ho detto l'ultima parola, dobbiamo continuare a sperare e a pregare. Don Milani, direi, il Comitato per il Centenario ha lavorato molto bene, molto bene. Come i convegni che sono stati fatti, sono stati tutti convegni di alto profilo, che hanno portato contenuti di approfondimento anche nuovi, sensibilmente nuovi, e direi che dobbiamo essere contenti del lavoro fatto per il centenario. Il problema delle carte è un problema a parte, perché non riguarda il centenario e tantomeno il comitato, ma riguarda i rapporti interni alla Fondazione Don Milani, che ha una sua autonomia, per la quale né la diocesi né il comitato nazionale possono fare conché. C'è stata la speranza fino all'ultimo di evitare questa contrapposizione, però la speranza non è andata a buon fine e ora ci si ritrova su una lite giudiziaria che avrà soluzione, ahimè, solo nel tribunale. Posso invece assicurare che le carte riguardanti Don Milani, che sono di proprietà della diocesi, sono ben custodite nell'archivio diocesano, al quale io auspico che possano anche essere depositate, chiunque sia il proprietario, le altre carte, così che ci sia una custodia e una fruizione secondo le regole e dell'archivistica nazionale e dell'archivistica ecclesiastica, che su questo sono abbastanza severe. Quindi il problema è quello di avere un accesso a queste carte una volta stabilito la proprietà, ma la proprietà, direi, per certi versi è meno importante dell'accessibilità. Quindi è molto importante che chiunque sia il proprietario, queste carte vadano all'interno di un'istituzione. L'archivio diocesano è disponibile all'interno di un'istituzione che è in grado di renderle fruibili secondo i canoni propri della ricerca storica. Mi fa la domanda. Sì, ecco, Vanessa, due domande tra virgolette difficili. La prima è sul... Scusate, la prima è sullo stato di salute della diocesi, nel senso che abbiamo avuto Don Paccosi, Monsignor Bellandi, però continua il problema delle vocazioni, quindi diciamo come lei pensa al problema generale, insomma, per quanto riguarda la nostra diocesi. La seconda, lei ha già accennato, insomma, il dono della pace, della concordia, di evitare le contrapposizioni, cosa si augura per la prossima campagna elettorale, sia riguardo ai candidati, sia riguardo ai partiti, o cosa chiede anche il signor Puttino, che ormai è più... ormai anni che... Fiorentino adottivo. Grazie. Allora, innanzitutto il fatto che da questa diocesi, nei 15 anni in cui io sono stato e sono vescovo, siano usciti ben 4 vescovi, dice che insomma è una diocesi che ha un clero che esprime qualità, non dico un clero tutto di qualità, ma senz'altro, che esprime qualità. E questo riconoscimento direi che è molto importante per darci fiducia, proprio come Chiesa e come clero in quello che noi facciamo. C'è un buon clero qui. Il problema vocazione è un problema molto reale. Cioè dobbiamo così lasciare da parte la nostalgia dei seminari pieni. Ma il nostro seminario è un seminario fatto per 200 alunni, più o meno. Tenete presente che è la risultanza di 3 seminari. Il cardinale Elia Dalla Costa fuse nel seminario di Cestello, il seminario qui di Via dello Studio che era legato alla cattedrale, e il seminario della Calza, nonché il seminario minore di Firenzuola. Quindi, però
la struttura del cestello è una struttura che abbiamo ereditato dai cistercensi attraverso vari passaggi, cioè di mezzo anche la guerra, gli ospedali militari e così via, è troppo complicato qui per ricostruirlo, ma è una struttura molto, molto ampia. Attualmente in essa vivono una quindicina di ragazzi. Alcuni sono fiorentini, altri per un accordo con due diocesi indiane svolgono i loro studi teologici qui, con quattro ragazzi al momento, e poi ritornano dopo un periodo di 3 anni a Firenze, ritornano nelle diocesi indiane. Questa è una modalità che dura diversi anni e ci permette di mantenere una comunità sufficiente per creare un clima educativo. Perché... E inoltre nel nostro seminario confluiscono seminaristi da Pistoia, Prato, San Miniato, Siena, Grosseto, Pitigliano, sì, e Pitigliano, fin qui. E questo fa sì appunto che siamo una quindicina di ragazzi. Sì. Il problema nostro è che abbiamo avuto 5-6 anni vuoti proprio negli anni scorsi. Gli ultimi 3 anni stiamo riprendendo fiato, poco, 1, 2, 3 ragazzi per anno, però qualcosina si sta rimuovendo di nuovo. Devo ringraziare la pastorale giovanile, la pastorale vocazionale che lavorano bene. Certo, non è facile oggi proporre un giovane la strada delle sacerdozie, perché la strada, diciamo così, controcorrente in modo forte rispetto ai valori portanti della società attuale. Per cui noi ci diamo da fare nel proporre. Poi la risposta, perché certo, questo significa che le comunità del domani saranno molto diverse rispetto alle comunità di oggi, che sono tutte centrate su una figura del prete multifunzione, diciamo così, multifunzione. Io quello che sto cercando di dire, soprattutto negli ultimi incontri, questi mesi di visita pastorale che ho appena concluso, è appunto quello di dire che la comunità cristiana di domani dovrà sempre fare riferimento a un prete, perché senza il prete non c'è Eucaristia, quindi non c'è comunità. Però le varie funzioni che oggi un prete assolve dovranno essere, scusate il termine, spacchettate e essere assunte da diverse figure ministeriali. Il Papa sta puntando molto su queste figure di ministri istituiti, no? Quindi dovremo ridefinire bene le funzioni dei diaconi, che non sono dei vicepreti, e soprattutto promuovere diversi ministeri, sia istituiti che di fatto, che possano assumere responsabilità di promozione, di animazione, che oggi invece sono tutti in capo ai sacerdoti. Per cui le comunità probabilmente saranno più ampie per avere un prete che possa coordinarle, far sintesi di tutto quello che c'è, ma dovranno avere molte più figure particolari. Il ritorno a ogni piccola comunità un proprio prete, questo non è nelle previsioni dei prossimi 50 anni, 100 anni, non lo so quello che sarà il futuro, ma teniamo presente che la Chiesa in questa è cambiata molto. In soli 15 anni che io sto qui, il clero fiorentino è calato di un quarto. Io avevo 400 preti quando sono entrato qui più o meno, e adesso sono 289 i preti incardinati nella diocesi di Firenze. Poi abbiamo la fortuna di avere diversi sacerdoti che vengono a studiare a Firenze, ci danno una mano, qualcuno ci dà anche una mano successivamente in un aiuto proprio più specifico per la pastorale, ma abbiamo anche un aiuto molto importante dei religiosi, perché a Firenze sono 240 religiosi, di cui 100 hanno incarichi dalle diocesi, parroci, viceparroci, direttori di uffici di curia e così via. E, ecco, prima era il prete tutto, adesso prete sì, ma con tutti, con altri. Questa è la
figura di domani. E con questo penso che anche questa dimensione attuale, che grosso modo ci dà un prete e mezzo all'anno, che prendiamo anche il dono che ci dà le comunità neocatecumenali con il seminario di Scandicci, dove ce ne sono un'altra decina di ragazzi, oltre i 15 del Cestello, questo ci dà appunto un prete e mezzo all'anno. Il prossimo anno sarà uno, quest'anno erano tre, quindi fate conti voi, insomma, che più o meno uno e mezzo, due all'anno riusciamo ancora a offrirgli alle comunità. Il prossimo anno sarà uno solo. Il prossimo anno sì, ne avremo uno solo, è un ragazzo, è un ragazzo delle comunità neocatecumenali che finisce appunto, è già stato ordinato diacono e diventerà prete, se tutto va bene, ad aprile. Ecco, per l'appuntamento elettorale, Eminenza, sì, cosa la si augura? Sì, allora chiudo su questo. Direi allora, a partire candidati. Io non faccio un partito, quindi non ho un programma elettorale per nessuno, no? Questo è un punto. Io ho una duplice idea. La prima è che chiunque andrà a governare questa città non dimentichi le sue radici. E però abbia anche il coraggio di scelte che la rendano viva la città e non semplicemente conservarla. Sono state fatte cose buone in questi anni, nell'una e nell'altro senso, ma la linea deve essere questa. Per me è esemplificativo al massimo il simbolo di Firenze, il fiore. A differenza del giglio francese, il nostro ha radici e, notate, non ha una radice, ha diverse radici, guardatelo bene, ha una ramificazione di radici, non c'è un unico spirito dentro questa città, lo sappiamo bene, sono tanti apporti religiosi e non religiosi, ci stiamo anche noi, una di quelle radici è anche la Chiesa Cattolica, ma non è la sola. Ecco, attingere a questa molteplicità di radici è molto importante per Firenze, se perde questo diventa una città come tutte le altre. Diventa un contenitore di monumenti che non ispirano più un messaggio. E l'altra però, questo giglio ha gli stami, il che significa la vitalità, il dar vita, perché gli stami portano il polline che dà vita. Si dice non è un giglio capponato, no? Si dice una volta, vero? Ecco, che non sia capponato è molto importante, perché significa che non è che vive sul passato e lì si ferma, ma deve dar vita continuamente. E si parlano appunto della socialità, anche del ridisegno della città dal punto di vista urbanistico, sono scelte importanti che dovranno essere fatte. Ecco, con questo duplice criterio, forti radici e coraggio di vitalità per il futuro. Io mi fermerei qui e poi il resto saranno gli elettori a decidere. Eminenza, io le farò un po' di domande. Gli ultimi due documenti della Congregazione per la Dottrina della Fede, quella sulle ceneri nelle case, che riporta il tema poi più che altro della memoria dei morti, e quella ultima sulle benedizioni ai separati e alle unioni civili, anche perché e quello sulle unioni civili riprende un po' anche quello che è stata un po' la richiesta di una storica fiorentina, no? La Sandra Alvino, che ci ha lasciato qualche tempo fa e che faceva parte della comunità delle Piagge, che è stata una delle sue ultime visite pastorali. Come ha trovato quella comunità parrocchiale? E poi lei faceva riferimento ad alcune richieste sul nuovo candidato. Dalla cattedra di San Zanobi il Vescovo ha più volte lanciato degli appelli al mondo politico e al mondo sociale. Secondo lei questi appelli che lei ha rivolto per il bene della città e dei fiorentini sono stati accolti, hanno trovato poi attuazione? E poi l'appuntamento suo come arcivescovo di Firenze, ma anche con gli altri vescovi, del prossimo marzo, se non sbaglio, con la visita ad Limina. Che cosa dirà al Papa sulla Chiesa fiorentina e sulla Chiesa toscana?
E se è vero che gli ultimi due anni l'ha vissuti meglio, perché siamo quasi alla conclusione, quindi non lo vuole dire l'ultimo brindisi di Natale. No, però io ho notato in Eminenza che gli ultimi due anni l'ha vissuti meglio di tutti gli altri 15, se è vero. Allora, proviamo a dire quasi tutto. Allora, per quanto riguarda i due documenti della dottrina della fede, sono due documenti molto, molto diversi tra di loro, perché uno è uno scritto ex audientia e l'altro invece è proprio un decreto della congregazione. Per quanto riguarda le ceneri, bisogna capire qual è lo scopo. Lo scopo è evitare la dispersione delle ceneri, questo è la mens del documento. Quindi mettersi contro l'idea che i resti umani possano essere dispersi e non invece conservati. Questa è la mensa. Per far questo accede però anche al fatto che invece di avere una sepoltura, ovvero un loculo specifico per ciascuno dei contenitori delle ceneri, si possa fare un deposito delle ceneri in un contenitore plurimo. Questo accade già per i corpi delle persone, nei cimiteri esistono gli ossari comuni, no? Invece di un ossario comune, un'urna cineraria comune. Questa è la novità vera, la novità vera. C'è poi il tentativo di venire incontro al desiderio delle persone di avere accanto a sé la presenza del defunto, quindi di non cancellare del tutto questo desiderio. Però, per quello che mi risulta, questo varrà per altre nazioni, ma non potrà valere per l'Italia, perché la legislazione italiana chiede la conservazione unitaria sia del corpo ma anche delle cellule. Quindi vedremo, io prenderemo atto di quello che ci verrà detto, però ecco, importante capire la prima cosa che ho detto. Lo scopo è evitare la dispersione e mantenere invece la deposizione delle ceneri come è la deposizione del corpo nella terra. La stessa concezione, no? Che poi questo avvenga singolarmente o comunitativamente, no, questo è secondario. Quindi dal punto di vista dottrinario, un cambio. No, direi la dispersione ribadisce quel che era per i corpi vale anche per le ceneri. Ma questo per gli altri paesi non capisco. Se in Italia ci fosse la legislazione di altri paesi? No, io dico, il documento prevede che una piccola parte delle ceneri possa essere trattenuta nella casa. Esatto. Questo vi dicono, la legislazione italiana non lo permette. Perché o lo tieni tutto in casa, o lo tieni tutto. E questo va bene, ma per la Chiesa andrebbe bene questa, diciamo, piccola. In quel documento è permesso, però ripeto, io mi apprezzo, dovrò dire che non possiamo concederlo fino a che la legislazione italiana non lo conceda, no? Perché il problema qui viene spiegato molto bene: il problema è quello di una utilizzazione di queste cene, addirittura ci si fanno i gioielli, no? Sapete che tutto questo che è una problematica molto. È che il corpo della persona non è proprietà di nessuno, questo è il tema. La persona, anche morta, non è proprietà di nessuno, è di tutti, siamo parte di un popolo e quindi questa dimensione sociale anche della morte e del defunto va mantenuta, questo è lo spirito vero del documento. No? Sull'altro documento è un documento molto articolato. Ho letto con molta attenzione questo in fiducia supplicans, no? Soprattutto direi ho letto bene quello che è la parte dottrinale iniziale, in cui spiega molto bene prima la duplice natura della benedizione, perché esiste la benedizione ascendente, cioè quella con cui gli uomini benedicono Dio per quello che fa per loro, e c'è la benedizione discendente con cui si invoca da Dio una benedizione sulla situazione umana. Su questo punto
documento che dice? Dice che l'amore di Dio non mette confini. L'amore di Dio non sceglie alcuni da benedire e altri no. L'amore di Dio è un amore universale e quindi è pronto a essere invocato per ogni situazione umana. Situazione, ecco, mi permetto però di dire, tu hai evocato il nome della Sandra. Sandra. Sandra, chiedeva questo. Ho avuto un forte legame con lei, che è venuta spesso a trovarmi, e lei ha rinnegato quel gesto, di, perché non l'altra cosa molto importante di questo documento della congregazione è che rifiuta la dimensione liturgica del gesto di benedizione. Un conto è una liturgia di, un conto è una benedizione su, sono due cose diverse. E anche la Sandra mi aveva detto che non le era piaciuta quella modalità, che confondeva con una forma liturgica, no? Quella che era la sua situazione con una situazione matrimoniale di un uomo. Bene. Mi piace, una bella esperienza, molto accogliente, molto bella. È stato un buon incontro prima e una bella celebrazione anche la domenica. Sono trovato bene. Mancava la casula, stavo solo con la zozza di vista del fuoco, c'è soltanto la stola, no? Perché lì, ecco, dal punto di vista delle norme liturgiche, non è che siamo al. Però la sostanza c'era. La sostanza c'era, anche mi è sembrato, ho fatto un bel dialogo con i ragazzi prima della celebrazione. No? Io sono contento, adesso vediamo come si va avanti. Dialogo con le istituzioni io l'ho fatto sempre, io direi che mi sono trovato bene in questi anni, forse più entrando nella città ancora meglio, se questo sarà anche vero, anche perché forse mi sono sciolto di più nell'approccio con le persone, però direi che l'ascolto c'è stato sempre, poi l'attuazione dipende da tante condizioni che non sta a me giudicare, però direi che comune, prefettura, regione ho sempre trovato grande possibilità di dialogo. Visita Limina, anzitutto è una visita lunga, perché normalmente secondo la legge canonica le visite Limina dovrebbero essere di 5 anni, ogni 5 anni. Questa invece arriva dopo 10 anni. 10 anni. Noi, mi ricordo, fummo ricevuti una delle prime udienze che fece il Papa Francesco dopo la sua elezione fu all'Episcopato Toscano. Cosa dirò non lo so, perché sto raccogliendo tutti i dati, perché la visita di Limina è una relazione corposa, si fa un volume di dati e di valutazioni che adesso io sto raccogliendo da tutti i parroci e da tutti gli uffici. Una volta riunito il tutto, io trarrò le mie conclusioni. Non riesco a fare le conclusioni finali, magari ne ripariamo. Noi staremo in visita di linea dal 4 al 9 marzo. Dal 4 al 9 marzo. Il 4 in udienza dal Papa e i giorni successivi con le varie di castelli della Curia Romana. Sì, questi anni sono felice, io mi sento ormai fiorentino, mi sento accettato da questa città e accolto, spero di poter rimanere qui. Stiamo pensando appunto di una permanenza mia qui anche dopo l'entrata in funzione della rinuncia che è già stata accettata. Come sapete, no? Il Papa ha accettato la mia rinuncia, poi però mi ha detto fermo, done carite, provvediamo, no? Vediamo, quel done che quando scocca, non lo so, può scoccare domani, no? Fisicamente, la giornata di domani può essere, che ne so, appunto alla visita di Limina
o subito dopo, o subito prima, di massima libertà. Questo mi dà anche molta libertà interiore, perché non sapendo quando finisco non posso fare programmi che mi mettono ansia di doverli. Una volta finita la visita pastorale mi resto molto più tranquillo, perché non ho nulla da fare di programmato. È quello che il giorno dopo giorno mi viene suggerito dalle situazioni. Grazie. Sì. Buongiorno Eminenza, innanzitutto grazie per essere riuscito finalmente a riaprire il culto la chiesa della Calza e con la messa del sabato, che è una realtà molto importante soprattutto per la popolazione più anziana di Porta Romana, che ha difficoltà ad affrontare la salita al Sant'Ilario. E poi le vorrei rivolgere due domande. La prima su Don Milani, una figura centrale del suo magistero fiorentino. E la domanda è questa: questo Don Milani, che ora piace un po' a tutti, non si rischia che non parli più a nessuno? L'altra domanda è su Firenze e sui rapporti tra con le istituzioni fiorentine. Io vorrei chiederle se ha pesato e quanto ha pesato nei rapporti tra la Curia e il Comune l'estromissione dalla Giunta dell'assessore Martini, ritenuto l'assessore più vicino a lei e alla Curia. Innanzitutto per la Calza devo dire il mio ringraziamento all'opera Madonnina del Grappa, che si è assunta l'onere di tenere aperta la chiesa. Stava molto difficile dal punto di vista amministrativo. Il comodato con cui ho affidato la chiesa della Calza, e non ancora tutta la chiesa della Calza, ci manca ancora il soppalco, perché anche quello attualmente non è accessibile finché non finiscono certi lavori, alla Operazione del Grappa l'ho firmato l'altro ieri, quindi non è stato facile. Devo ringraziare l'Operazione del Grappa. Il ritardo è dovuto solo a motivi burocratici, non ad altri motivi. Sul tema Don Milani, è vero, il fatto è che è una figura poliedrica, non è riducibile a una funzione. Ha svolto ha un messaggio veramente a 360 gradi, per cui è facile da parte di ciascuno assorbirne una parte. Io, da parte mia, quello che cerco di fare sulla scia di Papa Francesco e della madre di Don Milani e ribadire sempre con forza che non si capisce niente dalla scuola, lettere ai giudici, eccetera, eccetera, tutto quello, se non a partire dalla radice sacerdotale, a sua volta radicata sulla fede. Cioè il problema di Milani è un problema di fede, anzitutto. E lui lo dice lui stesso, quando dice a Staude: mi hai insegnato a cercare l'essenziale, sono andato a cercare, non l'ho trovato nella pittura, l'ho trovato nella fede. Questo è, se tutto scaturisce da lì. E poi però la fede per lui è subito una consacrazione totale di sé a Cristo, che prende la forma del sacerdozio. Allora, se si chiariscono questi due punti, si chiarisce tutto il resto, altrimenti nulla. Io ho fatto, avete forse saputo, questa relazione al convegno che è stato fatto qua a Firenze su Don Milani, sugli aspetti pastorali, cercando di evidenziare i criteri che Milani utilizzava per fare la pastorale. I criteri pastorali, quindi non la prassi pastorale di Milani, ma i criteri pastorali. E questa è stata, questa relazione l'ho allegata alla lettera di Natale che proprio stamattina è partita per tutti i miei preti e diaconi, per dirgli: signori, questi sono criteri che ci devono interrogare anche a noi oggi. Non la prassi, che non si ripete, questo l'aveva detto lui stesso, non imitatemi, no? Anche a Don Palombo, no? Gli dice chiaramente: non è che facendo tu la scuola come lo fu io, no, hai fatto quello che sto facendo io. No, il problema è un altro, il problema appunto di creare persone in grado di essere
buoni cittadini e buoni cristiani, diremmo con un linguaggio alla Don Bosco, no? Perché questo alla fine era il suo scopo. E quindi direi, insistiamo molto sulle radici. Se noi stiamo sulle radici, poi evitiamo che appunto uno spicchio dei Damilani diventi il tutto dei Damilani. Questa è stata la grande manomissione, se permettete, di Don Milani nel 68, quando si prese lettera alla professoressa e si fece diventare come la bandiera della rivoluzione dell'assetto scolastico, che aveva bisogno di essere rivoluzionato, ma che ovviamente non aveva altre caratteristiche rispetto al gruppetto di ragazzi della montagna mugellana. No? Vabbè, quindi questo è un po' il mio senso. Su Firenze non ho mai fatto questione di persone, perché nessuno rappresenta la Chiesa, la rappresenta il Vescovo la Chiesa. Quindi se ci sono cose che la Chiesa deve dire, il Vescovo le dice personalmente. Questo lo fa con tutti, lo fa con gli assessori più vicini a un'esperienza cattolica, come appunto quello di Alessandro Bardini, lo fa anche con altri che hanno meno vicinanza al mondo cattolico. Direi, non, da questo punto di vista, non è cambiato nulla per me, almeno nei rapporti diretti che ho con l'amministrazione. Sono problemi aperti, e io parlo col sindaco, parlo con gli assessori e si cerca di risolvere. O se non parlo io, parlano persone inviate da me, ma a nome mio. Ecco, nessuno all'interno parla a nome mio, ecco, in questo senso. Con tutto l'apprezzamento poi per Alessandro, perché la Chiesa fiorentina gli deve molto per il lavoro che ha fatto, sia in ambito politico, come testimonianza di un cattolico impegnato in politica prima e ora e dopo, e per gli anni miei soprattutto come direttore di Caritas. Importante questo. Volevo chiedere questo: lei prima ha detto che la diocesi di Firenze, che pure sforna pochi preti, pochissimi, uno, tuttavia è una diocesi viva, clero, quello che c'è è un clero vivo, pace, buono, quindi pochi ma buoni, diciamo. Ma secondo lei, tornando sulla successione, lei è ormai alle porte, secondo lei la diocesi di Firenze potrebbe esprimere delle caratteristiche che ha un successore, oppure no? Oppure è bene che venga qualcuno da fuori, bene in generale, anche se magari come qualità delle persone ci sarebbe. Ma qui noi abbiamo avuto esperienze dell'uno e dell'altro genere, e mi sembra, io non guardo la mia esperienza, ma guardo alle ultime del passato, penso a quello che è stata la presenza del Cardinal Benelli qua, che ha dato una svolta alla vita della diocesi, oppure il Cardinale dalla Costa ancora prima, ma allo stesso tempo abbiamo avuto l'esperienza di Giovanelli, che invece faceva. Ogni stagione ha bisogno di un vescovo adatto al momento. Perché... E secondo lei, che conosce bene la diocesi, questa stagione che stagione è? Non voglio sostituire il Papa. Io gli dirò quello che è la situazione della diocesi. Poi il Papa scelga se c'è bisogno di qualcosa che appunto tesse, cioè sta dentro già il tessuto e quindi non arriva a incidere dal di fuori, ovvero invece ha bisogno di uno slancio nuovo. Non lo so, veramente non voglio sostituirmi, perché è una cosa troppo, troppo da Papa nominare un vescovo, e quindi lo rispetto e gli voglio bene questo Papa, e lui mi vuole bene, per cui non ho, appunto, lo lascia lui il compito. Poi lui lo rivendica, no? Che ancora Papa, dice la testa ce l'ho, no? E il ginocchio che non funziona, lasciamolo funzionare la sua testa anche in queste scelte. Un'ultimissima cosa, sì. È stato finalmente sciolto il problema della moschea, lei ha fatto cenno alle radici di cui fa parte Firenze. Che cosa pensa di questa scelta? Ma vede, noi, se si ricorda, demmo anche un aiuto alla comunità che poi non ha trovato sviluppo per creare una vera e propria, vero e proprio centro di culto per la comunità musulmana. Quella sesta? Sì, quella sesta, sul confine.
qui la soluzione che è stata trovata è ancora una situazione provvisoria, chiaramente. Quindi prima o poi, secondo me, il problema della moschea si pone, un problema di libertà religiosa, di libertà di culto, sta dentro ai confini della nostra Costituzione, bisogna trovare le modalità per poterla attuare sia nell'individuazione degli spazi che nell'individuazione dei finanziamenti per rendere possibile tutto questo. Noi abbiamo aiutato anche completamente la soluzione attuale e voi sapete che i rapporti sia con la comunità islamica che con la comunità ebraica da parte della Chiesa fiorentina sono più che ottimi, più che ottimi. Noi ce lo rivediamo spesso, ad esempio, con il una delle cose più belle che lui ha fatto è stato fare una lezione ai miei preti giovani, no? Ha fatto fare un rabbino e una alimam, no? Due anni fa è successo questo. E lui me la ricorda ogni tanto come un'esperienza appunto di dialogo. Su questo direi che non è mai stato fatto un passo indietro e quindi è importante che continuiamo su questa strada di dialogo e di collaborazione. Grazie.